Padre Ettore, torna il Palio Cittadino, 22esima edizione, tanti giovani attorno alla nostra comunità, alla parrocchia Madonna del Carmelo, un grazie pure a lei e a tutti i suoi giovani che riescono ad organizzare una manifestazione di questo genere che coinvolge tanti giovani. Beh sì, intanto almeno ringraziamo il Signore che dopo 2 anni di così blocco forzato adesso stiamo riprendendo piano piano anche con questa manifestazione del Palio Cittadino. Certo, è un evento molto importante, molto bello. È un evento, come già detto anche prima, che così, ci aiuta a saper stare bene insieme. E, chiaramente è organizzato anche nei dettagli da tante persone ed è un modo anche col quale si vuole promuovere proprio una cultura nuova, una cultura diversa. Non la cultura così del piccolo orticello, non la cultura ma la cultura proprio aperta, oserei dire ecumenica. Ci sono squadre di ogni parte praticamente, da Sparagonà a Barracca e così via dicendo. Ma certo c'è quella località, ma in effetti dobbiamo cogliere come le diversità, ecco, devono necessariamente convergere verso l'unità, perché tutti i giovani oggi abbiano veramente bisogno di un'alternativa bella e valida per crescere. Purtroppo non è sempre così, anche perché, come ben sappiamo dalle cronache, ahimè, tante persone, soprattutto in estate, impiegano il tempo non in momenti così positivi, ma solamente così a bighellonare, senza far niente. Direbbe un filosofo, vivono nella noia, e la noia oggi come oggi lo sappiamo è il peggior pericolo. Lei dice bene, ci sono 350 giovani quest'anno, 7 squadre che rappresentano tutto il territorio di Santa Desideriva e non solo. Questo fa bene non solo a Santa Desideriva ma a tutta la comunità. Questo significa ci vuole aggregazione e non divisione, e tiene uniti i giovani che si possono divertire tranquillamente. Beh sì, intanto appunto rappresento intanto la cittadina, ma poi Santa Teresa lo sappiamo che all'interno così di quello che è il territorio è un po' il perno. Basta fare solo un piccolo esempio, dico, Santa Teresa 30 anni fa aveva la metà degli abitanti, forse anche meno che adesso. Santa Teresa poi ha conosciuto appunto un'emigrazione soprattutto dalle colline, Antillo, Misserio, Casalvecchio, Savoca e così via dicendo. Quindi diventa poi motivo anche per cementare l'amicizia anche tra queste persone che sono, ahimè, diverse per origine, e quindi diventa un modo anche per poter far sì che la comunità cresca, si intende con le differenze, ma non con le divisioni, con le differenze, per formare un'unica realtà. Facciamo in bocca al lupo e un augurio a questi giovani? Sì, certamente, che tutto possa andare bene, che ci si possa divertire, soprattutto che si possa crescere, cioè che si possa veramente donare e ricevere il sentimento dell'amicizia. Non è chi vince e chi perde, ma la gioia di poter stare insieme, la gioia di condividere momenti di serenità insieme. Questa è la cosa più importante.